mercoledì 12 ottobre. E mercoledì porta dei frammenti d'acqua extra, cerca di raccogliere più possibile. Ciao a tutti, benvenuti a Samplay. È rimasto che l'ultimo mostro nuovo che avevo battuto era Miasmo Rosso e nel gameplay successivo mi ero allenato. Allora, intanto raccolgo le mele. Nel frattempo, ragazzi, come potete vedere, mi sono allenato. Ho comprato questa nuova spada. Ho accumulato mille gemme. Ho anche arruolato svariati avventurieri erranti. Migliorato le caratteristiche dei vari mostri, nel senso le varie medaglie. Adesso le ho tutte di platino. E quindi non mi resta che proseguire. Vamos. Vado col mostro nuovo, ragazzi. Voglio battere questo Gran Phoenix. L'energia di questo mondo ha tirato strane ombre sul rovino. Vamos. Il potere delle gemme ha mostrato il cammino verso la nuova missione. Dai. Vediamo un po' com'è questo nuovo mostro. Ho fatto tutto, ho preso energia. Svega. Forza ragazzi. Ci siamo ragazzi. Becca. Dai. Forza ragazzi. Dai. Vai. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Fantastico. Vabbè, per iniziare. Non è male come risultato. Dai. Vediamo un po' qua. Qua appunto non c'è niente. Resto sulle rovine. Vado a essere Zac. Vamos. Così apro l'ultimo mondo.
del vulcano dove sbloccarsi altre missioni. Ma vaffanculo. Quanto è balla. Non credo proprio. Oh cazzo. Niente qua ragazzi. Perfetto. Per poco. Vabbè. Vai via. Dai. Vamos. Non ci posso credere, ragazzi, ho fatto un colpo da 4. Pazzesco, sconfiggersi da Zack è arduo. Completa la missione come spada eroica e ottieni medaglia d'argento. Completa la missione e ottieni medaglia d'oro. Ottieni un punteggio totale di almeno 10.000 punti. Alla faccia, guardatemi le gemme, fantastico. No, beh, ragazzi, è epico. 25.000 gemme. Top, ragazzi. Prima volta mi succede di fare 4 missioni in un colpo solo. Solo di fare 4 missioni in un colpo solo. Top del top. No, ma qua in realtà ne manca una. Con tutti i giocatori non ho una spada eroica. Ok, andiamo da Redu. Perfetto. E mi dice sì. Raggio magico, nessun problema. Vamos ragazzi, così stiamo andando benissimo. Allora. Aia. L'ha bloccato. Ancora.
un altro blocco. Stiamo andando, ragazzi. La baffa in culo, cazzo. Non dovevo morire per ottenere. Fare in culo, che tedio, bom. All'ultimo. Allora. Il terreno. Perfetto. Un altro punto non è loro. Vai. Ok, perfetto. 18 mele gemme, dai, che figata, ragazzi. Così si ragiona. Perfetto. Cammina cavaliere arduo. Vediamo un po', qua nessuno a terra. Devo usare dottore mistico. Ok. Vamos. Salve. Faccio ben poco. Aiuto. Aia. Abbasso un culo. Bravissimi. Mori. Perfetto. Dai. Perfetto, ragazzi. Andate, ragazzi. Vai. Fantastico, questi 2-4. Fantastico, vediamo quante mele gemme. 22, top, ragazzi. Adoro proprio fare tutte queste completamente dimensioni eroiche. Vulcan? Oh my god. Difenderò una prova di fuoco per perseguire la tua avventura. Oh mio dio, è inquietante. Arriva il signore Vulcano, preparati a schivare i suoi attacchi di lava ardente.
Mamma mia, ragazzi. 30. Dico 30.000 gemme, sti cazzi. E cos'è che devo fare? Sì, mandare le platino, buonanotte. In 50 secondi almeno? Sì, ciaone qua. Allora, io vado di questo. Allora ragazzi, visto che è così, allora vado assolutamente a comprare pozione attacco. Questi piano piano li comprerò. Dopo non so neanche se c'è un livello 3, presumo di sì. Attacco, sì. Bene. Gli auguri, ragazzi. Mentre il cuore del vulcano ribolle, nel magma incandescente emerge una rana fiammeggiante. È Vulcan. Affronta la terza prova del fuoco. Inquietante. Sta sorta di rana. Sì, ciao, eh. Aiuto, ragazzi. Aia! Dove cazzo vai adesso a finire? Maledetto! Mi ha schiacciato, no? Perché non lo smetti di saltellare ovunque? Madonna! Che cazzo fa? Madonna, mi sono preso di me. Che stronzo però. Ecco. Mi sono capo, ok. Ma perché sai che cazzo sto preso di una stronza? Lo odio. Comunque il suo carico. Madonna, mamma mia. Che palle, non mi lascia tempo. Oh cazzo. Adesso. Che cazzo sto a fare? Oh my god. No, ecco. Che razza di schifoso che sei. Oh, finalmente sei fermo. Già te odio. Non due secondi che si muore. Ma vai a fare culo. Mamma mia, aiuto ragazzi. Madonna santa ragazzi, aiuto. Ma porca troia. Accoppiamolo.
nessuno da me la cazza. Forza ragazzi. Manco male. Sciopa. Dura la ragazzi. Che sbone. Ci ho messo in eternità. Amagodo. 14 mele gemme, dai. Ora puoi ottenere il capace di rete al 7. Ah sì, è vero. Nel corso dei suoi viaggi nel regno, alla squadra Kirby è giunta voce di un mago in cui i incantesimi spingono i nemici ad attaccare. Sembra che il mago si nasconda nell'Impereo, culla dei draghi. Seguendo questi indizi, la squadra si dirige verso le sue vertiginose alture. Sono passato una missione. Fantastico, ragazzi. Che c'è qua? Ma che bello! Ice Dragon, ma quanto bello che è! Vamos! È troppo bellino! Il giocatore in un ruolo diverso. Allora, aspetta un attimo, voglio vedere una cosa però. 50. Allora, voglio comprare armature diverse per la classe, esatto, questa. Vamos ragazzi. Ci ho finito le mezze, mi dico. Ma quanto bello sei. Troppo bene ragazzi. Aiuto. Non ti pareva. Aia. Mi piace proprio la ragazza con l'amico. È proprio bello. Vieni qua. Bombardano ragazzi. Perfetto.
Perfetto, ragazzi. Che problema che ha, ragazzi. Maglia. Fantastico, ragazzi. Fantastico, top. 19 leggende. No, ho sbagliato, ragazzi, ma... Allora, qui ho fatto tutti. Sì, qua c'è qualcuno di nuovo. Chi cavolo sei? Le palle, ho già battuto lui. Ah, tutti dopo, insomma. Nel vulcano. Vediamo un po' che c'è qua. Ma che bella! Attenzione, perché il suo peso è dall'alto, i suoi poteri sono paranormali. Infatti c'è l'aspetto paranormale. Telepathos. Vediamo un po'. Vamos, ragazzi. Assolutamente. Che bel luogo, ragazzi. Bella musichetta anche, Madonna. Madonna, scusate, ragazzi. Non potevo fare senza volerla. Che cavolo fa adesso? Vieni qua. Forza. Non posso. Cosa fa adesso? Fisso mostro però. Mi piace. Ma la sverga è piatta. Vieni qua. Forza. Muori. Allora, eccola qua. Vediamo la sverga. Perfetto, ragazzi. Dai. Forse ce la facciamo, ragazzi. Sì. Fantastico, ragazzi. Bellissimo mondo e anche un bellissimo nemico. Altre 7 gemme.
Allora, ragazzi, con 7 posso far altro che allenarmi ulteriormente. Alleno per quello sudore e poi concludo, ragazzi, perché altro non posso fare. Adesso del zac del cavolo. E muore il seminello. Top, ragazzi, veramente top, sono proprio contento di aver proseguito così. Allora, cosa fa sto uccellino qua in alto? Ciao uccellino. Allora, ragazzi, un'altra cosa volevo dirvi, le passo, non mi ricordo se ve l'avevo detto, ma due passo avevano funzionato, una volta inserite non le potrete più inserire, tutte le altre hanno tempo limitato e non sono più attive. E avevo guardato per curiosità ad acquistare le melogemme con i soldi veri, ne ho trovate alcune in offerta. L'unica cosa che mi ha lasciato la bocca aperta, sinceramente, in senso negativo, è che se succede che voi cancellate il software, vedete di conseguenza i dati di salvataggio che non possono essere estratti, gli acquisti che avete fatto per comprare le melogemme vengono cancellati. Quindi, ragazzi, io fossi in voi eviterei di comprare le melogemme con soldi veri, almeno per quanto riguarda questa piattaforma del gioco. Su Switch invece, ragazzi, non so se è così, insomma, ecco, perché poteva anche essere interessante comprare quelle a pochi centesimi, però se dopo succede che si perde il gioco per qualche motivo, per cambio di console, che succede che l'acquisto che avete fatto va a farsi benedire, quindi non vale la pena. Usate pazienza, accumulate pian piano belle gemme giorno per giorno e siete a posto. Ok, ragazzi, allora spero che questo gameplay vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.